Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi per la festa della donna abbiamo pensato ad un'idea molto femminile. Le scarpe di muffin con i tacchi. Sono bellissime e di grande effetto. Stupiranno sicuramente i vostri cari. Sono semplici, divertenti e veloci da realizzare. Inoltre esistono infinite decorazioni. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 130 g di burro morbido, 80 g di zucchero a velo vanigliato e lavoriamo il composto con il mixer finché diventerà una crema. Aggiungiamo poco alla volta 3 uova continuando sempre a mescolare. Alterniamo con l'aggiunta di 140 g di farina 00 poco alla volta. Continuiamo così finché finiamo gli ingredienti. Ora aggiungiamo 20 g di farina di nocciole, i semi di vaniglia, 5 g di lievito per dolci e li amalgamiamo bene al composto. Aggiungiamo 50 g di gocce di cioccolato fondente e mescoliamo delicatamente. In una teglia per muffin mettiamo dei pirottini classici di carta e con 2 cucchiai li riempiamo fino a metà di impasto. Questi muffin non devono essere troppo alti perché non devono superare il bordo della carta. Cuociamo a forno già caldo 170 gradi statico per circa 12-15 minuti. Mi raccomando, fate la prova a stecchino. Appena sfornati, mettiamo i muffin su una graticola a raffreddare completamente. Mentre raffreddano, mettiamo in una ciotola della panna montata zuccherata e qualche goccia di colorante, in questo caso giallo. Ma potete utilizzare quello che preferite. Mescoliamo e aggiungiamo colorante finché troviamo un colore che ci piace. Prendiamo una punta a stella, la mettiamo dentro una sac à poche e ci trasferiamo la panna colorata. Mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. Qui abbiamo delle cialde ripiene di crema alle nocciole, sulle quali creiamo delle piccole gocce di cioccolato fuso con una punta di qualsiasi tipologia. Ecco qua! A questo punto lasciamo cadere sopra la cialda delle piccole perline colorate, finché si attaccheranno su tutte le gocce di cioccolato. Il tacco è pronto! Siamo arrivati all'assemblaggio della scarpa. Quindi decoriamo il muffin con dei fiocchi di panna, prima lungo il perimetro, poi riempiendo il centro e proseguiamo leggermente in altezza. Per realizzare la suola della scarpa usiamo dei biscotti ovali e su una delle parti arrotondate mettiamo del cioccolato. Adesso attacchiamo la suola al tacco e inseriamo il biscotto nella panna. Per decorare la scarpa facciamo dei motivi a piacere, con una punta molto fine. Poi mettiamo in frigo finché il cioccolato sarà indurito. Vi mostriamo altre tipologie di scarpe che abbiamo preparato per voi. E voilà! Le scarpette sono pronte da servire! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo insieme queste deliziose scarpe con i tacchi. Ok, allora. Adesso tiro via il tacco e la carta intorno.
E adesso un bel morso. Il muffin è bello soffice e in questo caso profumato alla nocciola. Le gocce di cioccolato all'interno si sposano alla perfezione con la granella di nocciole. La panna sopra rende il dolce ancora più goloso. Infine, il wafer e il biscotto donano un tocco di croccantezza. Sono buonissime, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Auguriamo una buona festa della donna a tutti!